diamo il benvenuto ad altre due ospiti che siamo molto contente di incontrare, di presentare. Loro sono Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Brisegno del Teatro Reginald AUI, che sta per Associazione Universitaria Interamericana di Torino, che ci parlano innanzitutto della loro attività, della loro associazione e in particolare di uno spettacolo che si intitola La parte migliore e che andrà sulle scene fra pochi giorni, possiamo dire sabato 15 giugno, quindi avete ancora tempo per prenotarvi, alle 21 al Teatro Vittoria di Via Gramsci a Torino, e in replica il giorno dopo, domenica 16, sempre alle 17 e sempre al Teatro Vittoria. Parleremo un po' meglio di questo spettacolo nello specifico, che anche in questo caso riprende un finanziamento dell'8 per 1000. Esatto. Mi volevo collegare a quello, esatto, che diceva prima Gaetano, finanziato l'8 per 1000, il progetto del Centro Culturale di Palermo. Anche in questo caso è un progetto che vede un finanziamento dell'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste. Allora diamo il benvenuto alle nostre ospiti, Maria Grazia, Silvia e Blanca. Buongiorno, benvenute. Buongiorno, su Radio Beckett. Buongiorno, buenos días, gracias. Buenos días. Allora, di cosa si tratta? Che cos'è questo progetto e come lavorate al teatro, appunto, Reginald? Beh, dunque, il nostro metodo è un metodo del teatro del profondo che abbiamo ricercato per ormai 30 anni. È nato per rispondere ad esigenze di persone che non fossero attori professionisti, ma fossero persone che per le motivazioni più diverse volessero intraprendere soprattutto una crescita personale. E quindi fin dall'inizio ci siamo rivolti a fasce di popolazioni come i disabili, i giovani, i bambini e le donne in particolare, che abbiamo seguito per tantissimo e continuiamo a seguire anche tutt'oggi. E il metodo oggi è molto evoluto rispetto a come abbiamo iniziato. E oggi si è concentrato più su gruppi intergenerazionali, i più diversi possibili, che seguono appunto un percorso di sviluppo delle loro specifiche, dei propri specifici talenti. È quello che si può chiamare il drammaterapia? Drammaterapia, una cosa che ci interessa particolarmente. In che cosa consiste, ecco, quali sono, diciamo, i benefici che traggono le persone? Voi avete parlato appunto di persone disabili, giovani, bambini, donne, che cosa possono appunto ricevere? Lo possiamo immaginare, ma vorremmo saperlo da voi e avere anche qualche esperienza che avete avuto con questo metodo. Sì, ma dunque, in realtà sono più modalità di approccio che abbiamo, per cui l'approccio teatrale è riservato alla scuola di teatro. Nella scuola di teatro abbiamo questo metodo del teatro del profondo, che è una cosa ancora diversa dalla drammaterapia e la teatroterapia. Questi altri due aspetti sono realmente terapeutici, non li svolgiamo tanto dentro alla scuola di teatro, ma li svolgiamo spesso individualmente o in piccoli gruppi terapeutici o anche insieme alla scuola di teatro, nel senso che la persona può partecipare sia alla scuola come allievo della scuola di teatro Reginald AUI, sia avere degli incontri individuali con noi di drammaterapia o altrimenti di teatroterapia, che, come dicevo, sono comunque due tipi di terapie non analitiche, sono terapie a base artistica. Noi non siamo psicologhe,
Noi abbiamo una formazione ampia, ma a base artistica teatrale, e invece e loro, attraverso queste due attività, possono integrare le parti di cui hanno bisogno per spesso uscire da situazioni difficili. Certo. Sì, una domanda che Composto. sì, prego, Scusa prego. Sara, vai. No, la domanda che viene spontanea. Come vi siete conosciute? Perché se non sbaglio, Blanca Brisegno viene da molto lontano. Sì, vengo dal Venezuela con un'esperienza molto particolare in materia di andragogia, di questa scienza andragogica che nel Venezuela ha avuto uno sviluppo e ha trovato nella persona del nostro consulente tecnico e teorico-tecnico, come sta scritto nel volantino, chi l'ha portata molto avanti. E questi sono gruppi completamente diversi di persone che attorno a un tema attorno a un tema in particolare si trovano, e chi dirige è la persona che deve avere la competenza sufficiente per portare non solo la conoscenza, poter rispondere. Questi gruppi lavorano anche dentro, o lavoravano allora, dentro certe università come l'Università Simón Rodríguez. La persona poi è stata viceministro alla pubblica istruzione in un periodo di democrazia nel Venezuela. E devo dire che questa convergenza della scuola di Maria Grazia Silvia Antonini con una formazione forte teatrale e questa dell'Associazione Universitaria Interamericana e in altre materie, soprattutto formazione, anche formazione di quadri importanti per la nazione, ha prodotto una neotopia che oggi utilizza il linguaggio vivo e vivente di 2000 e passa anni fa. Mi ha colpito una frase che avete pubblicato, anche che sta scritta sul vostro sito, che è teatroreginal-aui.com. Quindi invito tutti coloro che ci stanno ascoltando, guardando, ad andare a visitare il sito appunto di questo progetto del Teatro Reginal, perché c'è una frase che dice queste parole: un teatro per fare umanità, e riferendosi all'umanità che Gesù ha mostrato come modello perfetto. Quindi c'è questo legame, no, con una sfera religiosa, mi viene da dire, Sì, Sara. in effetti anche venendo più da vicino allo spettacolo che presenterete, che è opera vostra, quindi l'avete scritta voi, è la parte migliore. Magari sentendolo così qualcuno potrebbe non riconoscere immediatamente il riferimento, guardando la locandina lo riconosce molto più facilmente, in cui si vede appunto Gesù in questo famoso episodio biblico con Marta e Maria. E la parte migliore dove sta? Chi è che sceglie la parte migliore? Non so, volete raccontarci un po' di questo spettacolo, come è nato, e poi senza rivelare troppo No, della sua senza. lasciando un po' la curiosità di andarlo a vedere, ma in che cosa Sì, consiste? anche questa particolarità di scegliere comunque dei testi o comunque dei riferimenti che hanno a che fare con la fede. Bene, sì, certamente. In questo lungo cammino, lungo percorso del Teatro Reginald, poiché il taglio è terapeutico, abbiamo ovviamente dovuto cercare la verità, perché è la verità che Che è ci fa liberi. terapeutica, non è la menzogna, e quindi lentamente. Non perché lo avessimo scelto in anticipo, ma nel lavoro dei gruppi, di fronte a tutte le difficoltà,
effettivamente il manuale dei testi sacri come soluzione dei problemi anche personali, individuali, momentanei che può avere una persona, sono assolutamente imbattibili rispetto a qualsiasi altra soluzione che tu puoi adottare. E questo difatti lo dimostra la realtà, cioè nella realtà queste persone di fronte a più possibilità di elaborazione, di sviluppo delle loro problematiche, sono rimaste se stesse affascinate da queste scritture che realmente si conoscono adesso molto meno di una volta, o non si conoscono più, e quindi ci sono state molte scoperte. Quest'anno, perché questo è il terzo anno, 3 anni fa abbiamo affrontato l'Apocalisse, 2 anni fa era la regina Esther, quest'anno abbiamo cercato di comprendere quale sarebbe il modello di uomo migliore che si potesse immaginare, e fra tutte le possibili scelte il gruppo stesso è rimasto poi affascinato dalla figura di Gesù e dal suo rapporto con le donne, perché questo è un rapporto che oggi vive in una grande confusione, in un grande rivolgimento apparentemente innovativo, e quindi realmente c'è molta angoscia, c'è molta confusione, appunto. E ritornando ai passi in cui negli Evangeli vediamo proprio il rapporto, i fatti raccontati dai 4 evangelisti, il rapporto di Gesù con le donne del tempo che incontrava, come si rapportava loro rispetto anche al fatto che lui faceva parte di una società che aveva delle regole molto stringenti rispetto ai ruoli delle donne e degli uomini. E abbiamo trovato che effettivamente queste storie erano avvincenti e parlavano a ognuno di loro che poi le doveva interpretare, fino a creare proprio una trasformazione e una elaborazione compiuta anche dei propri problemi. E quindi questo è stato un grande risultato interno al lavoro di quest'anno, che appunto è incentrato sul rapporto di Gesù con le donne. Quindi la parte migliore ha più significati in questo caso, perché è anche ciò che siamo andati a cercare noi all'interno del gruppo, cioè trovare la risposta migliore, la parte migliore di noi, e tutto questo ha esaltato l'aspetto della ricerca interiore anche spirituale. Ok, dico la U maiuscola è importantissima, perché questa descrizione che ha fatto la dottoressa Silvia Tonini corrisponde anche a un concetto matematico, che è un frattale, quindi la frase dando la forza della verità della parola, e soprattutto ovviamente nel mondo spirituale, da dove proviene e cosa ci insegna, dà molto da riflettere, e anche questa possibilità di dare quel piccolo passo di cambiamento che anche nella rappresentazione, anche nelle prove, ognuno ha da fare. E veramente, siccome non c'è l'umanità vera a un solo grande modello che è Gesù, allora lui, quella U maiuscola, è totalmente inserito. Quindi un teatro per l'umanità con la U maiuscola.
Allora io esattamente. È lui. È lui. Io ringrazio, noi ringraziamo Sara, grazie le nostre mille. Ospiti, Maria Grazia Silvia Antonini, Blanca Bisegno che sono state con noi, grazie. Io invito e ricordo questo appuntamento sabato 15. Sabato 15 giugno alle 21 al Teatro Vittoria di Via Gramsci a Torino e in replica il giorno dopo alle 17 sempre al teatro. E i biglietti si possono prenotare proprio dal sito che hai detto tu prima del Teatro Regina. www.teatroregina.aui.com. Grazie alle nostre ospiti, buon lavoro e buone ultime giornate di prove prima della messa in scena della, grazie dello spettacolo. Tante benedizioni a Radio Bequit. Grazie, arrivederci. Alla prossima. Voi, grazie.